arrivano anche dagli Stati Uniti, dal Brasile, dall'Olanda, dall'Albania, dall'Argentina, dalla Gran Bretagna, dalla Germania e anche da San Marino per trascorrere una giornata in bicicletta, pedalando in uno scrigno colmo di arte, meraviglie della natura, intriso di misticismo e solidarietà. Un giorno da dedicare alla passione del ciclismo nella sua forma più pura, così come è voluta dall'associazione Ancora del dottor Giuseppe Bagliani, che guida il comitato organizzatore. L'Astra Subasio Gran Fondo di Assisi va in calendario quest'anno in piena primavera, quando ormai l'Umbria verde si è già tinta di mille altri colori, in felice concomitanza con le famosissime infiorate di Spello. Un migliaio di iscritti alla Strasubasio, attirati non solo dalla suggestione ambientale, ma forse spinti alla partecipazione massiccia anche dal trofeo Patrono d'Italia, riservato ai vincitori di alcune categorie professionali, tra le quali spiccano quelle degli operatori sanitari, degli avvocati, giornalisti, ingegneri, architetti e geometri. Per tutti in programma due tracciati, anzi tre, uno di 123 km, l'altro di 105 km e un percorso accorciato da una via di fuga per chi vuole uscire dalla competizione al tetto dei 53 km. E per tutti e tre i percorsi sono previsti appositi punti di ristoro a Gualdo Cattaneo, a Colle Mancio e ad Assisi, mentre per chi affronta il tracciato più lungo è programmato un ristoro supplementare anche a Giano dell'Umbria. Un percorso che porta i partecipanti a pedalare lungo la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia, recentemente nominata come la ciclovia più bella d'Italia. Tre anche le modalità di partenza: agonistica da griglia, alla francese e ciclostorica. Qualche nuvola più grigia delle altre dà il benvenuto agli atleti che di buon mattino arrivano alla spicciolata di fianco alla stupenda Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. Dalle 7 alle 7.45 partenza alla francese. In attesa che si riempiano le griglie riservate agli agonisti, arrivano alcuni graditissimi ospiti, tra i quali il sindaco del comune di Assisi, Antonio Lunghi, e il presidente del comitato regionale umbro della Federazione Ciclistica Italiana, Carlo Roscini. Il mio sogno è far arrivare il Giro d'Italia in cima al Monte Subasio, sarebbe la più bella tappa. Speriamo che voi che vivete questa bellissima giornata potremo realizzare in questi anni anche questo sogno. Grazie, grazie, grazie. Intanto c'è chi attende pazientemente il suo turno. Sono i ciclisti vintage che parteciperanno alla ciclostorica La Serafica, che prenderà il via quando i partecipanti alla Gran Fondo e alla Medio Fondo di Assisi avranno già iniziato la loro corsa. Ma ora è il momento tanto atteso del via ufficioso. Sono quasi 900 le maglie colorate che si distendono rapidamente lungo la strada in una sorta di infiorata ciclistica che disegna traiettorie ardite accanto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Ad andatura controllata, il plotone viaggia verso Assisi, tuffandosi poi nelle affascinanti stradine medievali della patria di San Francesco, fino a giungere in piano centro storico, dove viene dato rapidamente il via ufficiale. Ancora un tratto in discesa percorso ad andatura controllata e poi i 900 atleti sono liberi di lanciarsi nella ciclovia più bella d'Italia. Dopo le prime scaramucce iniziali prendono in largo in due, Nicola Roggiolani e Samuele Scotini. Sulla prima asperità di giornata si muove al loro inseguimento un'altra coppia, Giordano Mattioli e Fausto Elisei.
sulle loro tracce. A breve distanza viaggiano in tre: Pier Federico Del Guasta, Simone Zugarini e Massimiliano Pozzoli. Sul primo Gran Premio della Montagna di Madonna delle Grazie, il vantaggio dei primi due è di oltre un minuto e mezzo. È il momento del muro del cinghiale, che la coppia di testa affronta insieme. Le dure rampe della salita che portano a Gualdo Cattaneo rimescolano le carte tra gli inseguitori, che così si raggruppano in un plotoncino di 9 unità, composto da Antonio Di Silvio, Leonardo Rondini, Simone Mazzi, Giordano Di Vita, Emanuele Marianeschi e Giordano Mattioli, entrambi della Cycling Time, Mirko De Angelis e Emanuele Ciarletti. Con loro anche Leonardo Presta. Una volta superata la salita di San Terenziano, si arriva in località Bastardo, dove è collocata la deviazione dei percorsi. La coppia di testa composta da Roggiolani e Scotini opta per il percorso medio, scelta che è condivisa da solo due atleti del gruppo degli inseguitori. Antonio Di Silvio e Leonardo Rondini si immettono nel tracciato più breve, mentre gli altri sette si avviano verso Giano dell'Umbria, punto più alto della Gran Fondo. Ma il vero colpo di scena avviene nella medio fondo, a pochi chilometri dall'arrivo di Assisi, quando Scottini resta attardato per una foratura. Così Roggiolani può arrivare a braccia alzate, felice nonostante la pioggia che intanto ha iniziato a cadere. Alle spalle dello sfortunato Scottini arriva al terzo posto Antonio Di Silvio, che batte in volata Rondini. Grazie innanzitutto a Samuele, perché siamo andati via subito in fuga, il merito è stato suo, perché io non ci credevo, mi sembrava troppo presto, lui ha tirato, si è dato da fare, in pianura ne aveva più di me, e per merito suo siamo riusciti ad andare a prendere un bel margine. Poi grazie a tutte e due, perché dopo abbiamo fatto un ottimo lavoro. Questa mattina mi sono alzato molto bene e a partire dalla corsa si andava circa sui 50 km orari, si viaggiava a forte andatura. Poi ho visto che stavo abbastanza bene, mi ci sono attaccare, Nicola ha preso la mia ruota, ce ne siamo andati in due, abbiamo subito guadagnato un buonissimo vantaggio. E purtroppo il percorso per me era leggermente duro, quei strappi ho sofferto molto. In campo femminile invece taglia il traguardo per prima Elena Barbagli della ciclistica senese, seguita a 20 secondi dalla compagna di squadra Sara Cannoni e da Roberta Chiappini dell'Hydromarket Team, giunta con quasi 6 minuti di ritardo. Sono contenta anche perché è duro molto il percorso, è più duro anche a scendere. Io ho fatto la corsa con la mia compagna, siamo sempre stati insieme e poi dopo alla fine non volevo rischiare, anche perché adesso iniziamo, cioè abbiamo una settimana di gare in Sardegna, quindi. Mentre la pioggia flagella l'arrivo del medio fondo, le prime gocce cominciano a cadere anche sugli atleti impegnati nella Gran Fondo. Ma nella pioggia e nemmeno la salita di Giano dell'Umbria riescono a provocare selezione tra i sette fuggitivi impegnati nel tracciato lungo. Ma non c'è molto tempo da perdere se si vuol fare un po' di selezione. Così nella successiva salita di Villa dell'Oro forzano i tempi in tre. Il tricolore Emanuele Marianeschi e il suo compagno di squadra Giordano Mattioli, subito braccati da Mirko De Angelis. I due alfieri della Cycling Time ben presto restano da soli, approfittando delle pendenze a doppia cifra del muro Lepre, mentre De Angelis viene subito raggiunto da Mazzi, Presta e Ciarletti. Per i due compagni di squadra i chilometri che li separano da Assisi diventano una marcia trionfale fin dentro l'antica porta di Borgo Aretino, che immette nel viale d'arrivo. Marianeschi, già pago della recente vittoria alla Nove Colli,
lascia interamente il piacere della vittoria a Giordano Mattioli. La volata per il terzo posto viene vinta da Mirko De Angelis. Nell'ultimo strappo siamo rimasti ad Emanuele e è stato un tandem fino all'arrivo. La squadra, la superiorità numerica paga. Emanuele ha un periodo di forma stratosferico. Viene da domenica che ha vinto a 9 colli. E si è sobbarcato il più della fuga lui. E ecco, poi la ciliegina sulla torta, è arrivata la vittoria. Noi abbiamo una filosofia in squadra che è quella del gruppo, quindi siamo felici se vince un compagno come se vinco io. Quindi io domenica ho fatto un ottimo risultato, ero contentissimo, oggi stavo bene e c'è stata la possibilità di arrivare in due e è bello così. Per me veder vincere Giordano è una soddisfazione come se ho vinto io. Tra le donne invece si impone Silvia Poggesi della Blue Velo davanti a Isabella Ragazzini e Eleonora Antimi. Molto molto difficile, soprattutto i muri, un po' li conoscevo però sono stati molto impegnativi. Mentre proseguono gli arrivi, nei locali spaziosi del Pala Eventi di Santa Maria degli Angeli inizia il pasta party e la cerimonia di premiazione. Oltre ai vincitori assoluti e a quelli delle varie categorie, salgono sul palco anche gli atleti che si sono aggiudicati il trofeo Patrono d'Italia per le categorie professionali. Tra le società, successo per il Veloclub Racing Assisi Bastia davanti all'UC Petrignano e alla ciclistica senese. Mentre la giornata della Strasubasio volge al termine, anche la città di San Francesco, dall'alto del Colle di Assisi, sembra sorridere al successo della manifestazione curata con tanta passione dal dottor Bagliani. Vogliamo far conoscere la nostra terra. Oltre che a crescere numericamente, ha fatto molto piacere il raggio d'azione. Noi abbiamo avuto persone da Catania a Vipiteno a Trento, e quindi non è solo un extra regionale delle regioni vicino che vengono a fare la scampagnata, ma di persone che con il ciclismo vogliono venire a vedere i nostri territori. E da questo punto di vista il ciclismo è un veicolo eccezionale, nel senso che mette insieme persone di tutta Italia. E l'inno d'Italia questa mattina alla partenza, che ci è stato messo così dal tecnico della città di Assisi, veramente ci ha fatto sentire patrono d'Italia, insomma. Ecco, stavamo in via Patrono d'Italia, nella città del Patrono d'Italia, quindi